So you're from this area? No, Torino. City center. City center. Oh, so you're not from the mountains. You came here. Come hai scoperto? Con una scialpinistica. He discovered this place doing a ski alp journey here. And then you wanted to have a place to come for the weekend. No, no. No. Per stare di più in montagna. Per stare dentro la montagna. To stay longer on the mountain, not just for a weekend. To stay for a long period. Ma quasi l'idea di trasferirsi. Sì. The idea is to move from the city to the mountain. L'alpinismo, lo sci. Vado e torno. Io non volevo più tornare, volevo rimanere. You didn't want to go back to the city. Exactly. E hai trovato queste cose qua, magari anche la roba di Murakami, glielo vuoi dire? When he was looking for this hut here, this hut, this baita, yeah. He arrived in our house with a book. There is a description of a hut in the middle of nowhere. And he arrived, I'm looking for something like that and I found it, look. And he arrived with the two pages of Murakami, saying this is the place. It's un posto vicino alla foresta. One place close to the forest. To the forest. Un posto vicino alla foresta. Io arrivo lì e poi vado a vivere nella foresta. Questo è troppo. È già stato fatto. So this is here the road up. Yes, this is the road up. Because people didn't have cars. I mean, this was like by mule or. Yes. Questa è la strada perché le persone non avevano la mulattiera. Mulattiera. Mules. Per i muli, esatto. Yeah, yeah. Qua è la casa di Giuseppe, che mi ha aiutato con i lavori. Giuseppe is the man that helped Enrico working here because Giuseppe is very, very. His hands are perfect for this kind of walls. Muri di pietra, tetti di pietra. And the house is that one. A baita. A baita is a. Baita is a small hut. Very una piccola casa dove vivevano anche con le bestie. Questa in particolare non era vissuta, era una stalla. So a stable, it was a stable. Okay. Questa è molto bella, sì. So you saw this from the how did you see it? Come l'hai vista? Quindi l'hai visto su internet, sì? Sì, sì, sì. E che lo vendeva? E lo vendeva un immobiliare perché era della suocera e dice noi non trattiamo queste robe qua, però per mia suocera. But it's for family question. And you don't mind the walk. Non ti pesa camminare? No. He loves walking because also for hunting, for climbing, for skiing, it's always walking. It's part of the experience, I would guess, no? È parte dell'esperienza camminare. Sì. Mm. When you first came, what was here? Oh. Era un casino, no? No, la struttura era bella. Okay. The building was already, as you can see. Il tetto era stato fatto perché era andato giù. The ceiling was new because it was collapsed and when he arrived was new. Okay. Only the ceiling was new. The rest was abandoned. Erano empty. Rovi e vegetation trees. Vegetation. Yeah. Yes. Molta vegetazione. Sì, sì, sì. Non si vedeva neanche. No. Non si vedeva. Non c'era i muri. Yeah. Però la struttura era sana. La struttura era sana e noi non l'abbiamo toccata. So where are we? Del comune di Frassinetto, quello lì è Frassinetto, all'imbocco della Valle Orco e Valle Soana. Valle Orco e Valle Soana are two valleys that are on the mountain side but very very wild. Siamo pieno sud, il sole fa il giro e noi siamo pieno sud. It takes a lot of sun. Importante in montagna l'esposizione. Qua sud è acqua. Mm-hmm. È acqua di fonte. Arriva da là.
is, una fonte limpida, is spring, di acqua, proprio di una sorgente. So they kept the water from the spring inside the house. So is this a working bathtub? Yes, yes, it's working. It is. Yes. You use this? Sì. Yeah. But sì, but not for the cow. Anche. Sì. Tutte e due per fare il bagno e per le mucche. Sì. Questi sono i cinghiali che hanno lavorato su questo prato. Sono cinghiali. Però vengono le mucche a mangiare il prato. Usually this is very clean and perfect because there is cows from the farm there. There is no fences to divide his house from the rest. Questa conversazione tra la rocca e la rocca e la casa. It's bello. It's very right. Beautiful, and the old people that used to live in these villages sometimes choose exactly the place behind the rock in order to protect the house, so it was functional at the time. Da qualcos'altro. E lavoravano solo pietre del posto. And Giuseppe, the owner of that house, is very, very able to break the stone and use the stone in place. The structure is stone on another stone, and that's all. La struttura noi non l'abbiamo toccata perché la mia compagna è una restauratrice. Restores painting but also building, so she gave us a lot of information. Tutto quello che c'è si tiene, non si tocca niente, bisogna tenerlo, non si trasforma, si yeah. Rimane to keep, uguale. As it is. Mi sembra di aver capito che da un punto di vista strutturale sono pietre sopra pietre e basta. Sì, sì. Ok. Si chiama... A secco. Muro secco. Yeah. Muro secco. Secco, ok. No, un po' di... Un po' di calce. Un po' di... A little bit of... Ok. Di calce. Calce, this is not concrete, calce. Limestone. Only on that corner, because there was a structural problem there. Yeah. For the rest, no, nothing. Anche qua abbiamo tenuto we kept the old wood. The original beams. Sì, 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 sì. Abbiamo cambiato solo quelli che non si vedono. Questi sono nuovi, okay. Però quelli a vista li abbiamo tenuti originali, yeah. Non li abbiamo toccati. La restauratrice neanche i chiodi mi ha fatto togliere. We had to keep also the nail. Queste attaccavano le bestie, no? I chiodi. Non si tocca. You can't modify anything. Yeah, that's great. I love it. Anche questo è it's original. Il trave non l'abbiamo toccato, non l'abbiamo trattato, non l'abbiamo. So just the window. Yes, the window are new. L'apertura è quella. The dimension of the window was that. It was that. L'apertura era questa. Mm-hmm. Non so perché fosse per quale motivo fosse più lunga. For the goats. Meglio, no. Per noi è carino, va bene, cioè, però non so il perché. We don't know the reason, but it was like that. Qui era la stalla. This was the stable. Where the goat used to sleep and to eat. Okay. And above it, the place for the fieno, for the grass during hayloft. The hay. Yeah, hayloft. Caldo qua. Magari, sì. Un pochettino più caldo, no? It's warmer here than outside, huh? This is a it's like a cave. Una stalla, sì. Una stalla. And you didn't want to touch anything. No, mantenere il più possibile tutto. Anche con tutte le imperfezioni che non danno fastidio comunque. Qua c'è il segno delle tavole sul soffitto, queste per come l'hanno costruito e abbiamo lasciate. We could sandblast it, we could sandblast it and replace it and also to fill this part with limestone, mm-hmm. But they decided not to do it, so they kept the vault as it was. Cosa c'è anche un gancio strano dove appendevano. Così l'abbiamo fatto. Yeah, the hook. Sì. Right? No, non si tocca, no. Diciamo io. Tiro via. No. Vabbè. No, non è una cosa che. And you obviously added new, so you didn't try to put old wood or no,
Tutto quello che si mette deve essere riconoscibile. What you add must be recognizable. Mm-hmm. So if you use a new wood that has been modified in order to seem old, is a fake wood. What you add inside have to adapt to the ancient building. So the shape of the wood is the shape that followed the old building. Quello che diceva Paola, dobbiamo adattarci noi alla struttura, non al contrario. E allora qua? Non ho seguito. Non ho scalpellato la pietra, ho seguito la pietra. La pietra è vecchia e rimane. Non si tocca. Dice, ma è la pietra, è la volta di una stalla. Non importa, non si tocca. Va bene, va bene. Abbiamo scelto come materiale il castagno, perché le parti che c'erano della stalla erano di castagno. Questa porta qua era di castagno e anche le proporzioni l'abbiamo fatta uguale, era rotta, era tutta spaccata, non c'era più. E poi era qua il livello della terra. That was the level of the ground. Okay, so questo è l'unico cemento che abbiamo usato. This is the only concrete we had. Perché abbiamo fatto una sottomurazione. Because of structural reason perché we had to do it. Perché una volta terra, pietra e facevano la struttura. They used to start directly from the soil. Per renderla ancora più sana bisogna fare una sottomurazione di cemento, e l'unico cemento che abbiamo usato, e qua sotto c'è un vespaio, ma senza cemento, abbiamo usato vetro cellulare. Il vetro cellulare aiuta per l'umidità di risalita. Anche qua siamo contro terra. Questa parte qua è perché dietro c'è il vetro cellulare, abbiamo isolato con vetro cellulare. Okay. E ci piaceva questa idea di queste due pareti, perché quando siamo entrati qua c'era la stalla con le mangiatoie. There were on the two sides the place where the goat used to eat. So they kept the same idea, so you are eating in the same place where the animal used to eat. Tutto castagno. It's from this valley and it's cut in place, almost in place. Con sempre l'ho fatta io, quindi ho fatto Everything is made with Enrico hand. So he did it. No. He did it. Sì. He spent quanti anni? 2 anni? 5 anni. He spent 5 years working here for 5 years during the good season, and he did everything. You can make a test, but you did it, yes, you did it, yes, yes, everything. Did you have experience? No. Rimboccarsi le maniche. Ho tirato sulle maniche. It's beautiful. Yes. Grazie. Forse la prima cosa che abbiamo fatto è la porta. Cosa fatta è la porta, l'esperimento. Perché sono tavole di legno, sono tavole di castagno, sono andato a comprare le tavole di castagno e le ho messe insieme e ho fatto la porta. Cosa, la più semplice cosa. Ingegnandomi con l'amico Fabbro. Sono tutti amici. E piano piano ho imparato che esistono le sezioni di taglio e che il legno è diverso. He learned doing things, but the idea is that in the past people used to prepare their furniture by their own. So he said, "Why I can do it right now?" So he did it. Yeah. The table with the bench can il letto, became. Ma me lo sono perché cioè piccola, quindi me lo sono studiato. Qua ci sono. Allora il tavolo. The table. Si tira su, va giù. And becomes e rimane big, un letto. A big bed. Rimane alto così e qua rimane il letto. For friends, when he have guests, they can sleep here. Come i camper. Like a camper. Like a van. Questo va giù. Yeah. Il tavolo rimane alla stessa altezza della panca e con i cuscini. I cuscini
diventano un materasso, perché non mi piaceva l'idea di avere tutti questi cuscini qua. Allora i cuscini diventano un materasso. It's for the guest. And also it's you non betto la regata dell'elettricità. Sì, limpido così. Allora io ho fatto tutta una struttura di larice e in quella struttura ho fatto passare l'impiantino. Perché questo qua è abbiamo fatto in modo che lo the same shape. It's beautiful. Perché la maggior parte della roba la facciamo sul potager. Nice. Sulla stufa legna. Really? Stufa legna, cucina e forno? Yes. Sì. Tutto. Tutto. Yes. Sì, sì. Il forno a legna e mantiene caldo e si cucina. It's for heating. È tutto improntato sulla semplicità. E l'ambiente è secco. Si mette If it's too dry, you have to add si mette some un po' water. D'acqua sul fuoco. Non, abbiamo cercato di essere come facevano una volta, si tendevano a semplificare, non a complicare, e quindi anche il riscaldamento l'abbiamo concepito così, a legna, perché qua i boschi sono It's the only way to heat the house with wood. There's also another detail here. Oh, he did all the handle. So this is for the right hand or the left hand? For the right. Sì. You have to be right to open the door. Ergonomia. No, scalatore. Climber. La baita finiva qua. Questa era la fine della baita, il muro. Però Giuseppe, quando ha fatto la sottomurazione, di notte è venuto su e questo muro qua, il muro vecchio della baita, è gonfiato perché toccandolo nella mura. E allora era marcio, c'era umidità. E allora abbiamo deciso di fare l'intercapedine, quindi isolare la baita dalla montagna. E abbiamo fatto questo locale qua. Questo qua siamo partiti su. Abbiamo scavato e tutte queste pietre qua sono le pietre dello scavo. Sì. So it's the same place. Perché quindi qui eravamo sottoterra e ci hanno consigliato di dire facciamolo in cemento armato. Paola, no! Cemento, no! Allora abbiamo chiesto a Giuseppe, dice ma tu sai fare un muro secco? Are you able to do a wall like that? Sì. Lo so fare, non ci sono problemi. Non me lo chiede nessuno, ma io lo so fare. E allora abbiamo preso le pietre dello scavo, le ha pulite una alla volta, perché per fare un muro ci vanno tre lati, uno, due e tre, ma queste erano pietre di scavo. Quindi sono state lavorate sì. Tutte. Allora, le abbiamo scavato, abbiamo portato fuori e poi una alla volta l'abbiamo rimessa. Sì. Senza utilizzare cemento. It's a lot of work. Molto lavoro, molto molto lavoro. Pesano. These stones are heavy. Lui andava su, le lavorava una a una e le abbiamo messe. E poi mi dice, mi spiace Enrico, non è venuto tanto bene perché si vedono tutte le lavorazioni. E dico, vabbè, ma Giuseppe, tanto è una cantina, fa lo stesso, va bene. Sì, ottimo per le vino. Sì, perché qua c'è una temperatura costante. Sì, sì. E siamo sottoterra. Termico, sì. Sì, quindi anche se fuori ci sono meno 15, qua comunque ci sono 6 gradi. Sì. L'acqua, delle volte, quando nevica o piove tanto, magari percola un po' l'acqua, viene... Sì. Visita e va. Esatto. Cioè, non è un nemico, non è un qualcosa da allontanarci, ma è da conoscere. Lei arriva, è curiosa, arriva, viene, guarda e poi è libera, se ne va.
The food for the animals, the hay was coming from here down. No, there was no connection from no connection. The first floor to the floor. Connection, okay. It was from outside. Non c'era un no, passare. It was different. From here, clack, and then back. And then back. So the dimension of the window, the original dimension is that one. No, the stone one. But, so this is the window. The window, the hall. There were no window. Non c'erano finestre, era... Per dare aria al fieno. Era to, un buco. To dry the grass. Mm-hmm. And we decided to keep the same dimension, but to have larger new window inside, because we need more light and air, because now they are living inside. But we didn't modify the external shape of the house. And the same here, so the window is a little bit larger than the rest. Mm-hmm. Mm-hmm. They also kept the old wood door. And here you can see that there is a detached section from the ancient wall and the new part that we add inside. Because the roof, as we told you, the roof was new, so we said, okay, don't move the roof, don't work on that. Questo qua era originale, no? Mm-hmm. Il tetto era fatto. Più 107 diviso 2. Boh, chiuso il discorso. It was made without insulation. Yeah. It's waterproof, perfectly waterproof, but without insulation. So this is the hut. The idea is that we kept the perimeter walls and we add something new inside. And what we add is the violet part. Abbiamo fatto una casa, una casetta, un cubetto, come fosse infilato dentro. The house inside the house. Qui lo risolverei docciona. So we add the internal insulation. In fibra di legno, qua abbiamo fibra di legno, lì c'è sughero, c'è molto materiale isolante, perché in questo modo ci ha permesso, senza toccare il tetto, senza toccare la muratura vecchia, di avere un modulo. Coibentato. So it's really something we added inside. So you see now that this is not the ceiling. I mean, this is the box. This yes, is this is the box inside the house. Però anche qua, questa era la porta del fienile. Queste erano delle assi vecchie con si la muovevano. Cerniera, la cerniera era legno, era legno su legno. Ancora. È originale. Ancora. Allora lei dice non si tocca. No, 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 no. Ma è sano, è molto robusto e sano comunque. È castagno sembra, originale. Sembra rovinato, sembra magari usurato, però in realtà è ancora molto sano. Cioè, l'abbiamo rimesso a posto. L'abbiamo anche raddrizzate perché erano curve. Abbiamo anche raddrizzato i legni, sì. Raddrizzato e funziona perfettamente. Anche è bello, magari. E poi c'è anche questo. Ancora che blocca in questo modo. È diventato uno scuro, è diventata una seconda porta. Sì, sì. They spent here something like 1 or 2 weeks to decide if the right direction of the wood was supposed to be in that direction and then to turn it 90 degree here, or probably not, it was better to turn it there. No, the door is supposed to be with that direction. No, because, finally Enrico arrived, no, because it's something like two hands that are protecting you, so the direction of the wood is supposed to be something like that, was something like that. So this is the direction on that side, and the direction of that side here, and they join together the direction of the wood. No. It's crazy. So to find the good rule to in every detail. Il senso della tavola è tutto a pezzettini così. Ah sì. Ma non è casuale in realtà, perché non ci sono i bordini, non ci sono le cornici. Per non far vedere la testa del legno praticamente. There is no frame around. In questo modo. Paola is saying that there is no frame that hide
the head of that wood here. So usually you make arrive with one tavola, one slab of wood here, then another one here, and then you add a frame all around here. That is not useful. So they worked in order to avoid the unuseful frame, but to have a very clean view on the outside without adding things to avoid to have unuseful things. So you need somebody who knows what he's doing. Yes, but they didn't know it, but they did it. They did it because they were involved. They said, okay, but I don't want to add many things. I want to have it a little bit Japanese, very minimal. Si. But it's a minimal that, in order to have minimal, you have to work a lot on it to avoid something that is not useful. For instance, that door here, it's the door that goes from the floor to the ceiling. It's simple, but it's not so simple because it's a huge door that have to arrive exactly here. Anything else added, exactly high like that. And visually, if it wasn't totally square and perfect, you'd be able to see it. Yes, so a lot of detail that you have to take care. Yes, yes. Mi piaceva la scatola di legno. Semplice, pulito, stufa. Addirittura questo letto qua si può nascondere. Si può andare via. We can hide e rimane una camera vuota. An empty room. And here in Castellamonte, close to here, they produce this kind of it's made in Castellamonte with these beautiful colors. Ceramica locale. Usano terra di Castellamonte e c'è tutto un girofumi nella ghisa che scalda la ceramica e una volta che la ceramica è calda rilascia piano piano, rilascia calore e qua c'è il bagno. È il nostro bagnetto questo. Wow, just all wood. Sì, 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 sì. Everywhere. Ma perché dicono che il legno è delicato? Ma lo dice chi vende piastrelle. Sì, ma ha fatto tutto di legno. So great, it's nice. E qua c'è tutto da qua alla pietra, c'è tutto sughero. Ah, that's cork. Da qui alla pietra tutto sughero. Ah, it's insulation. Esatto. Yes, insulation. Ah, okay, okay. Wow, that's great. Sì. I love this. You see the old frame. Yes, you see the rocks of the old building behind the new window. So this is bigger. Yes, bigger. Okay. Sì, wow. Perché da fuori non vedo il telaio. Sembra un buco. It appears like a hole, as it was, because there is no wooden frame, the window frame. When they did the restoration, they also find a lot of small spaces where to put object. Tutti i nostri mobiletti. Qua avevo fatto tipo camper. Tanto fatto io. His camper, he says. And it's always in that way. Non hanno messo in ordine. No. No. Non hanno messo in ordine. It's always like that. So you wanted this to be a wooden box? Sì. E questo letto qua può essere nascosto. We can hide that bed in order to have an empty wooden box without anything else than a place where to stay, to sleep, to look outside and to focus on something else that it's not made of telephone, it's not made of connection, it's made of other things. One point of Enrico was I don't want to have wiring, electrical wiring in that place because I want to be focused on other things. But of course wiring is necessary, so we arrived to a compromise. Wiring are present here, but the idea is to have a place where you have to be connected, not on internet, but in another way. Perché sennò noi siamo colpiti da tanti messaggi.
Era cercare di essere il più pulito possibile, il più semplice più possibile. Mi piaceva questo, boh. Mi piace vivere in questo ambiente semplice, pulito nelle forme, dove non ci sono fronzoli, dove tutto quello che c'è è necessario. Voi bevete, no, Giulia? Sì, dai, il letto, c'è la stufa, c'è il posto dove meditare, c'è la legna, non c'è niente di... è tutto che aiuta. Non è a chilometri zero. So it really is, no, okay. No. Ma perché... Hola. Bicchieri. Dico, la baita, generalmente devi vivere in un modo sì. Un po' rude. Invece sì. A me piace... Sì. Semplice, però. If you live in a small hut in the mountainside, doesn't mean that you can have this kind of luxuries. Yes. L'idea della baita era il comfort. Sì. Caldo, caldo sì. Hot, la comodità, no? Proprio. Sì, però ne vedono poca. Magari alle prime bambini. Amaretto quello. Ah no! Mm.